Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Dragon Ball Legends. Questa volta proveremo la God Mode, la sensazione di essere immortali nel PvP di Dragon Ball Legends. Tutto questo ovviamente per mettere sotto stress l'anti-cheat di questo gioco, che mi auguro agisca in fretta e banni questo account. Mi raccomando raga, non utilizzate le mod per favore, perché ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità di quello che dovesse succedere al vostro account. È chiaro? Perciò mi raccomando, giocate onesti e non fate come una buona metà dei player che utilizza metodi truffaldini. Ok, adesso la mod è già attiva. Voi non vedrete mai il menu delle mod perché non voglio darvi l'input o un accenno della mod che sto utilizzando. Torniamo nel rating match e vediamo se la mod già attiva viene rilevata dal gioco oppure se in realtà posso iniziare il match indisturbatamente. È un player? Perfetto, è un player. Molto bene. E vabbè, posso utilizzare anche personaggi di merda perché ho la God Mode e quindi in teoria non morirò mai. Questo è quello che si prevede. Mo, se vengo cacciato subito dalla lobby vuol dire che l'anti-cheat ha rilevato la mod. Però dal momento in cui rilevi la mod, dovrebbe partire il ban in automatico. Eccoci qua. Questo è il team del nostro avversario. Goku Ultra Istinto, Blue Boys e Gogeta Ultra. Questo account, ragazzi, il Gogeta Ultra non ce l'ha e non l'ho neanche pullato perché chiaramente non mi interessa. So che prima o poi questo account verrà perso. Allora, vi dico che al momento le mod non vengono rilevate. Allora, adesso io lo picchio un po'. Mi fermo e mi faccio picchiare. Guardate la mia vita, raga. Raga, guardate la mia vita. Non scende mai. No, ragazzi, che schifo. Guarda. È assurdo, raga. È assurdo. Il gioco non ha rilevato la mod neanche a inizio game. Sta roba è veramente ridicola, raga. Mamma mia, raga, che pena. È assurda sta roba, raga. Cioè, letteralmente assurda. È chiaro che questo player dovrà segnalarmi immediatamente. Ma già dalla season scorsa avrò ricevuto un botto di segnalazioni. Tuttavia, però, l'account continua a funzionare. Capite qual è il problema, raga? Mo, ok, la God Mode è una roba estrema. Cioè, nel senso, questo è... Ah, vedi? Vedi? Questo è un ottimo metodo che avete, raga, per metterlo in quel posto a chi utilizza le mod. Se quello che avete davanti a voi pensate che utilizzi le mod, il metodo migliore è fare furfè. Perché se voi vi arrendete, non comparirà sconfitta, nemmeno vittoria, ma comparirà draw. Adesso dovremmo fare in modo che, oltre alla God Mode, noi possiamo shottare l'avversario. Quindi andrò a potenziare il mio attacco in modo da riuscire a mettere KO il nemico con un solo colpo. Eccoci di nuovo alla selezione della modalità. Adesso andiamo alla ricerca di un nuovo player e vediamo che cosa succede. Peccato che credo che questo sia bot, deduco. Però vabbè, dai. Magari questo è bot, non ci potrà segnalare, ma perlomeno posso mostrarvi che cosa fa questa mod del KO istantaneo. Potrebbe anche non essere bot, magari sbaglio, però di solito quando non hanno un clan... Vabbè, che parte manco io ce l'ho un clan, e effettivamente sono un bot, vabbè. Ok, piccolo particolare. Allora, boom, KO. Ah, ok, ok. Vabbè, raga, allora, stiamo mettendo sotto stress il sistema. Nel senso, sto facendo roba esagerata, ovvero God Mode più one shot. Ma andiamo a dare una calibrata a questi valori.
Facciamo in modo che la cosa sia attendibile. Da quello che ho capito, boys, se noi aumentiamo troppo l'attacco, nel momento in cui facciamo il KO, il gioco rileva dei danni anomali e automaticamente fa uscire il draw, quindi annulla la partita. A parte il fatto che da quel momento dovresti già bannare l'account perché se l'attacco è anomalo c'è qualcosa che non va. Ma tralasciamo questa cosa. Ora faremo un test. Riporteremo l'attacco al valore base, ma la difesa l'aumentiamo il giusto, quel poco che ci fa avere comunque un boost, ma che l'avversario, non accorgendosene, magari non quitta e non fa uscire il draw. Ok? Raga, il fatto che mi faccia entrare con queste alterazioni nel PvP è di per sé ridicolo, ma io raga la penso in questo modo. Giacché è un gioco che contiene delle cose a pagamento in game, nel momento in cui io ti pago, esigo un trattamento o perlomeno un servizio che sia eccellente. Nel PvP con gli anti-cheat e nel PvE uguale con gli anti-cheat e vari eventi. Va bene? Mo, vediamo questo che non so se è un player oppure un bot. Credo un bot. Però noi utilizziamo sempre lo stesso team. Se è un bot, meglio ancora, perché se non esce la scritta draw, vuol dire che effettivamente con una difesa leggermente aumentata possiamo giocare tranquillamente. E voi pensate al rank alto, magari noi possiamo dare la colpa agli equipment. E invece no, raga, non sono gli equipment il problema. Ok, questo mi sa che io lo butto giù. Ok, e uno è andato. Va bene. No. Raga, guardate i danni che subisco. Sono ridicoli, raga. Non subisco danni. E guardate come critta. Vabbè, Broly che critti. Vabbè, ci sta. Eh sì, ti piacesse. Saltino, perfetto. Allora, non ha quittato, quindi non lo so se è un bot oppure no. In teoria però, ora non dovremmo ricevere vittoria. E invece riceviamo la vittoria. E questo è un grosso problema, raga. Un grosso problema perché non solo siamo riusciti ad entrare nel PvP con dei parametri alterati, ma ci ha dato pure la vittoria. Quindi raga, per assurdo, la God Mode si può avere. Io continuo a ripetervi, vi prego, non fatelo, perché tanto prima o poi, a forza di ricevere draw e segnalazioni, verremo tutti quanti bannati. Perciò raga, vi prego, non utilizzate le mod ed evitate di rovinare l'esperienza dei giocatori, soprattutto a rank alti. Va bene, mo finché sono a rank basso e sto facendo questo esperimento, troppo vabbè, tanto alla fine faccio al massimo 2-3 partite, poi basta, si chiude il video. Detto questo signori, noi ci vediamo con i prossimi video, sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.